Yeah, good shot, babe. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit for 40 days in the wilderness, tempted by the devil. And he ate nothing in those days. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Oggi, mercoledì delle ceneri, iniziamo il cammino quaresimale, cammino di 40 giorni verso la Pasqua, verso il cuore dell'anno liturgico e della fede. È un cammino che segue quello di Gesù, che agli inizi del suo ministero si ritirò per 40 giorni a pregare e digiunare, tentato dal diavolo nel deserto. Proprio del significato spirituale del deserto vorrei parlarvi oggi. Cosa significa spiritualmente il deserto per tutti noi, anche noi che viviamo in città? Cosa significa il deserto? Immaginiamo di stare in un deserto. La prima sensazione sarebbe quella di trovarci avvolti da un grande silenzio, niente rumori, a parte il vento e il nostro respiro. Ecco, il deserto è il luogo del distacco dal fastuoso che ci circonda, è assenza di parole per fare spazio a un'altra parola, la parola di Dio che come brezza leggera ci accarezza il cuore. Il deserto è il luogo della parola con la maiuscola. Nella Bibbia infatti il Signore ama parlarci del deserto. Nel deserto consegna a Mosè le 10 parole, i 10 comandamenti, e quando il popolo si allontana da lui, diventando come una sposa infedele, Dio dice, ecco,
Io la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza. Nel deserto si ascolta la parola di Dio, che è in un, come un suono leggero. Il libro del Re dice che la parola di Dio è come un filo di silenzio sonoro. Nel deserto si ritrova la intimità con Dio, l'amore del Signore. Gesù amava ritirarsi ogni giorno in luoghi deserti a pregare. Ci ha insegnato come cercare il Padre che ci parla nel silenzio. E non è facile fare il silenzio nel cuore. Sempre noi cerchiamo un po' di andare a parlare, stare con gli altri, ma silenzio nel cuore. La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla parola di Dio. È il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c'era la televisione, ma c'era l'abitudine di non ascoltare la radio al Quaresima, è deserto. È il tempo per rinunciare, per staccarsi dal cellulare e connettarci al Vangelo. È il tempo per rinunciare a parole inutili, a chiacchierie, dicerie, pettegolezzi, e dare del tu al Signore. Tempo per parlare e dare del tu al Signore. È il tempo per dedicarsi a una santa ecologia del cuore, fare pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive che la rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse buona giornata. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di messaggi sudoli. Ci siamo abituati a sentire di tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore. E non c'è bypass per guarire questo, soltanto il silenzio. Fatichiamo a distinguere la voce del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del bene. Gesù, chiamandoci al deserto, nel deserto, ci invita a prestare ascolto a quel che conta, all'importante, all'essenziale. Al diavolo che lo tentava rispose: non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Come il pane, più del pane ci occorre la parola di Dio. Ci serve parlare con Dio, ci serve pregare, perché solo davanti a Dio vengono alla luce le inclinazioni del cuore e cadono le doppiezze dell'anima. Ecco il deserto, luogo di vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio col Signore ci ridona vita. Proviamo di nuovo a pensare a un deserto. Il deserto
è il luogo dell'essenziale, come ho detto. Guardiamo le nostre vite, quante cose inutili ci circondano. Inseguiamo mille cose che paiono necessarie e in realtà non lo sono. Quanto ci farebbe bene liberarci di tante realtà superflue per riscoprire quel che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta accanto. Anche su questo Gesù ci dà l'esempio digiunando. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare all'essenziale. Digiunare non è soltanto per dimagrire. Digiunare è andare proprio all'essenziale e cercare la bellezza di una vita più semplice. Il deserto, infine, è il luogo della solitudine. Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti, tante persone sole. Sono le persone sole e abbandonate. Quanti poveri anziani ci stanno accanto e vivono nel silenzio, senza far clamore, marginalizzati e scartati. Parlare di loro non fa audience, ma il deserto ci conduce a loro, a quanti messi a tacere chiedono in silenzio il nostro aiuto. Tanti sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso chi è più debole. Preghiera, digiuno, opere di misericordia. Ecco la strada del deserto quaresimale. Cari fratelli e sorelle, con la voce del profeta Isaia, Dio ha fatto questa promessa. Sentite bene. Ecco, io faccio una cosa nuova. Aprirò nel deserto una strada. Nel deserto si apre la strada che ci porta dalla morte alla vita. Entriamo nel deserto con Gesù. Ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza dell'amore di Dio che rinnova la vita. Accadrà a noi come a quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare d'improvviso dal nulla gemme e piante. Coraggio! Entriamo in questo deserto della Quaresima, seguiamo Gesù nel deserto, con Lui i nostri deserti fioriranno. Grazie. Fratelli e sorelle, approfittiamo di questa Quaresima per entrare nel deserto con Gesù, in modo che si apra una strada che ci conduca alla vita. Seguiamolo con coraggio. Con Lui i nostri deserti fioriranno. Dio vi benedica. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today, Ash Wednesday,
begins our annual Lenten journey of preparation for Easter. In a sense, we imitate Jesus, who spent 40 days of prayer in the desert, preparing for his public ministry. From a spiritual perspective, the desert is a place of life, not death. It is a place of silence, where we are interiorly free to hear the Lord's word and to experience his loving call. In our busy world, how much we need that kind of silence in order to grow in prayerful openness to God, to cultivate an ecology of the heart, and to center our lives on the things that really matter. An important part of our Lenten desert experience is the practice of fasting, which trains us to recognize in simplicity of heart how often our lives are spent in empty and superficial pursuits. The solitude of the desert makes us all the more sensitive to those in our midst who quietly cry out for help and encouragement. This Lent, may our prayer, fasting, and works of mercy strengthen us in our resolve to follow the Lord on his journey through Good Friday to Easter Sunday, and enable us to know the power of his grace, which can make of every desert a garden of new life. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Indonesia, Filippine e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo, il nostro Redentore. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Norway, Sweden, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey we begin today bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. May God bless you. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Preghiamo, digiuniamo ed esercitiamo le opere di misericordia in questo tempo di grazia, affinché il Signore possa trovare i nostri cuori pronti per ricolmarli con la vittoria del suo amore. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente, y nos envuelve un gran silencio.
En el desierto hay ausencia de palabras, y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Wow. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Cari pellegrini di lingua portoghese, il mio saluto fraterno a tutti voi, in particolare ai fedeli brasiliani della diocesi di Valenza, alle diverse scolaresche del Portogallo venute da Braganza, Carcavelos, Coimbra e Enfiaz, nonché agli alunni e professori dell'Accademia di Musica Santa Cecilia di Lisbona. E finalmente ai parrocchiani della Blandoa. Vi auguro che la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo generi nei vostri cuori un grande coraggio per abbracciare la vostra croce di ogni dì e un vivo desiderio di illuminare con la speranza la croce degli altri. In ciò potete contare sulle mie preghiere, io conto sulle vostre. Grazie. Eis a traduzione das suas palavras. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dall'Egitto, dal Medio Oriente, specialmente a quelli provenienti dall'Iraq. C'è un bel gruppo che viene dall'Iraq. A voi, cittadini dell'Iraq, vi dico che vi sono molto vicino. Voi siete un campo di battaglia. Voi soffrite una guerra da un lato e dall'altro. Io prego per voi e prego per la pace nel vostro paese, al quale era in programma che io visitasse quest'anno. Prego per voi. All'inizio di questo tempo di Quaresma vorrei augurare a tutti voi un tempo di conversione, di rinnovamento interiore e di crescita personale e spirituale. Vi incoraggio a dedicare tempo alla meditazione della parola di Dio, alla partecipazione ai sacramenti, al digiuno e alla preghiera
per rinnovare così il nostro rapporto con Dio, con noi stessi e con il prossimo. Signore, vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. La liturgia del mercoledì delle ceneri ci ricorda la realtà della nostra esistenza terrena. Ricordate che sei polvere e ci esorta: convertitevi e credete al Vangelo. Possa la Quaresima ravvivare in voi il desiderio di vivere nella parola di Dio e nella speranza della risurrezione. La preghiera, il digiuno e l'elemosina vi aiutino nella conversione del cuore e vi preparino a vivere il trigo pasquale, il mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. Di cuore vi benedico. Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Movimento dei Focolari e della Congregazione Missionaria delle Serve dello Spirito Santo. E i gruppi parrocchiali, in particolare quello di Cisterna di Latina, saluto inoltre i cantori delle Cimme di Lugano. Un pensiero speciale rivolgo ai dipendenti della compagnia Air Italy, ed auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare un'equa soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. E saluto i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli esposti novelli. Oggi, mercoledì delle ceneri, il Signore ci indica il cammino di fede da seguire. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo in questo cammino di conversione per riscoprire la gioia della speranza cristiana. Grazie. Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
nie teraz, jak teraz, zaraz papież by to jest, to nie ma opcji. También, esto es de darle vida, a condición de que nunca lo hagan delante de los chicos, nunca, nunca hay que discutir delante de los chicos, y segundo, que hagan la paz antes que termine el día, porque la guerra sería el día siguiente periodo. Para el consejo también. Ay, lo toqué, lo toqué. Lo tocamos, mamá. Give me a phone. Let's do it, Sophie. A los niños, papá. Vamos arriba, papá. Muchas gracias. Take a picture of her? Oh, let me get one. Another one. Uno para mí. Gracias. 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 Baby, look over here. You happy? Yes. Wow, what an experience. Yeah. Wow. 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 W